Tribù Rossonera, rieccomi all'appuntamento quotidiano con le Radio News Milan di mezza giornata. Iniziamo subito perché sono state diramate le designazioni arbitrali per la 32esima giornata di Serie A e a dirigere Torino-Milan chi ci sarà? Daniele Doveri. E sapete chi si muoverà in quella stanza oscura chiamata VAR? Ebbene sì, Irrati, il disastroso Irrati di Juve-Inter. Brividi! Ma altri brividi arrivano anche dal Konami Milan. In retroscena del divorzio con EA, ma il diavolo resta in ogni caso su FIFA. Ebbene sì, la notizia di pochi giorni fa dell'interruzione della partnership esclusiva del Milan con FIFA aveva messo in allarme i tanti tifosi rossoneri, soprattutto i videogiocatori. L'accordo ufficializzato oggi con Konami, da sempre competitor di FIFA sul mercato, ha di fatto svelato la motivazione della decisione presa. Tuttavia nessuna preoccupazione, il Milan resterà comunque anche su FIFA con logo e licenza, un cambio di scenario che non modifica dunque le cose, ma che apre l'orizzonte su un nuovo e sostanzioso aumento dei ricavi. Infatti c'è anche il comunicato ufficiale: Konami diventerà dal 1 luglio 2022 il primo training world partner della storia del Milan. Ecco il comunicato della società rossonera che dice: AC Milan e Konami Digital Entertainment BV sono lieti di annunciare un'esclusiva partnership di lungo periodo che vedrà Konami diventare il primo official training world partner nella storia del club, entrando anche nel gruppo dei principali partner rossoneri a partire dal giugno 2022. Dunque ragazzi, non vi preoccupate, potete continuare a giocare a FIFA con il vostro e il nostro Milan. Una notizia poi clamorosa, ragazzi, ve lo ricordate? Vitali Kutuzov, ex calciatore rossonero, racconta un aneddoto su CR7, Cristiano Ronaldo, con il quale ha condiviso lo spogliatoio allo Sporting Lisbona, e le sue parole ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com sono state: eravamo due ragazzini in una squadra di campioni che aveva vinto tutto. Lui ne aveva 17, io 21, e mi chiedeva del Milan e di come era allenarsi con giocatori di quel calibro. Aveva fame di arrivare, anche se ora è un giocatore diverso. Al tempo era più dribblomane, oggi è completo e segna in ogni modo. Chissà se un giorno verrà anche Cristiano Ronaldo, magari solo come spettatore del Milan, perché ormai come giocatore è impossibile. Anche se abbiamo avuto un Ibra 40 anni, chi lo sa, chi lo sa, un CR7 sicuramente al Milan avrebbe fatto grandi cose, soprattutto nelle epoche dorate di quando era un grande, soprattutto nel Manchester United e successivamente nel Real Madrid. E per concludere, una notizia che arriva dalla Lega che modifica il decreto crescita. Ebbene sì, il decreto crescita, che è lo strumento utilizzato da molti club nel recente passato per acquistare giocatori dall'estero a condizioni salariali agevolate, un decreto che non riguarda solo il calcio, ma che il calcio ha utilizzato e che potrebbe subire modifiche o aggiustamenti nelle prossime settimane. Infatti, in particolare, c'è un'idea che vorrebbe circoscrivere le agevolazioni fiscali solo per gli emolumenti, madre mia ragazzi, che palabras, superiori a una certa soglia individuata in 1,5 milioni di euro, un modo per incentivare così l'arrivo solo di calciatori di primo livello, riducendo il numero generale di stranieri in arrivo in Serie A. E questa è una cosa buona e giusta, io credo, perché bisogna cercare adesso di favorire un po' i nostri settori giovanili, i nostri ragazzi italiani, altrimenti poi abbiamo visto la figura che facciamo e dobbiamo chiudere con una bella Macedonia di frutta. A buon intenditore, poche parole. Detto questo, iscrizione al canale, mi raccomando, che è gratuito, e non solo, anche il like è gratuito, e non solo, se ti abboni al canale o fai donazione al canale, sappi che parte di questi ingressi che tu fai al canale vanno in beneficenza alla ONG del nostro carissimo amico Darius Rock, e quindi anche in questo caso il taglio sociale di questo canale contraddistingue questa tribù rossonera da tutto il resto. Quindi mi raccomando, avanti così. Noi ci vediamo qui sul canale per un prossimo appuntamento. Ti auguro un buon pomeriggio e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao!